Come sottolineato più volte all'amministrazione comunale da parte di tante famiglie e cittadini e come emittente televisiva della città di Agropoli, il parco pubblico Liborio Bonifacio, sito ad Agropoli in via Taverne, è l'unica grande area verde della città e versa in una situazione di degrado con giostrine rotte, rifiuti sparsi ovunque. Anche l'associazione Altro Spazio, composta da giovani ragazzi del territorio agropolese, ha sottolineato in questi ultimi giorni la situazione in cui versa il parco pubblico e sabato scorso si è adoperata per dare all'area una aspetto migliore. Il parco versa in condizioni di assoluto degrado e abbandono. Le principali criticità riguardano le giostre, molte delle quali si presentano rotte e poco sicure, ma anche l'arredo urbano, i camminamenti pedonali, l'illuminazione, la manutenzione del verde. Tra gli interventi più urgenti vi è l'adeguamento della struttura alle esigenze dei diversamente abili. Le polemiche dei cittadini sono state placate a più riprese dall'amministrazione comunale grazie ad alcune promesse. Fanno sapere i ragazzi dell'associazione la realizzazione di uno skate park, di un parco giochi ed un giardino sensoriale e in generale la messa in sicurezza dell'area. Nessun progetto finora è stato attuato, sottolineano. Le aree verdi all'interno del centro abitato non solo sono importanti luoghi di socialità, ma hanno un impatto positivo sull'ambiente. Per questi motivi, nei prossimi giorni, i ragazzi dell'associazione Altro Spazio convocheranno un'assemblea pubblica invitando cittadini e istituzioni per discutere tutti insieme sul futuro e sulle soluzioni da mettere in campo.